Continuiamo la nostra avventura con la sequenza ripristinata. E adesso vedo che l'area di Castel Sant'Angelo è un'area abbastanza libera. Mai cantare vittoria prima, ovviamente. Vediamo cosa hanno da dirci le cortigiane dopo che abbiamo strappato il famoso invito. Ne ho anche approfittato per andare un po' in giro la città e fare diverse cose. Una volta entrati, segnerò i dipinti che dovrete rubare. Scusate, ma ho appena pranzato. Capito? Quindi c'ho un po' la bocca impastata. Comunque abbiamo l'invito, quindi possiamo tranquillamente entrare. Devo anche cambiare il colore di vestiti, ricordatemelo. L'invito? Ce l'ho. Oh cielo. Tornate presto. Spero. Grandissimo. Intenditore d'arte, non usare alcun tipo di arma da distanza. Quindi solo pugnali, ascia o lama. Possiamo correre, però non possiamo camminare sui tappeti rossi, da quello che ricordo, perché lo giocai neanche tanto tempo fa, questa missione. E soprattutto uccidere con la lama celata e poi assolutamente scappare. Tipo questi si possono uccidere in maniera abbastanza facile. E adesso andiamo a cercare i quadri che non sono qui. Anzi, neanche quadri, il quadro. Assai artico. Non avevo mai visto prima d'ora una... Eccola. La composizione ne soffre, temo. La luce divina non rifugge come si deve. Non mi commuove. Io faccio fuori lui intanto. Inguaribile tradizionalista, amico mio. Così c'era c'era il suggerimento di usare i cadaveri per attirare l'attenzione, e così abbiamo fatto. Un altro morto durante. C'è un altro soldato là sopra, attenzione, perché veramente potrebbe darci del filo da torcere. Tu se mi passi qua davanti, però, io ti faccio così. Assolutamente. Allora, c'è quello là nell'angolo che però è coperto. Cioè, l'angolo copre il visuale tra lui e il quadro. E c'è questo. Questo lo si può fare così. Che è quello più stronzo, è quello che sicuramente darà fastidio qualora dovessimo avvicinarci al quadro. Aspettiamo che l'attenzione vada su di lui e quando dileguano andiamo a colpire il quadro direttamente. Adesso vi faccio vedere. Adesso ci vanno loro due. Cercano il colpevole che non troveranno, almeno credo. Siccome il colpevole non c'è, continuano a fare i loro giri. Poi se uno viene qua, lo portiamo nel carro di fieno. Nessuno viene qua, a posto. Possiamo sfregiare il quadro a nostro piacimento. Nessun'arma a distanza usata, eh? I superiori sono aperti ai cardinali che vogliono ammirare altre espressioni di devozione. Ma noi il quadro l'abbiamo trovato ormai. Ah! Entra nel castello. Sti cazzi. Allora, lì lui non è da solo. Manco per il cazzo. Quindi è meglio non fare puttanate. Detto proprio in senso stretto. Si può entrare da qua? È ovvio che no. Qua sempre sti bruti a girare in tondo così.
non voglio importunarvi. E qua non mi possono neanche aiutare gli adepti. Si può andare di qua? A parte abbiamo l'invito, quindi che cazzo mi nascondo a fa? Zitto. Invece mi stavo sbagliando, ma per fortuna non mi hanno desincronizzato, stranamente, ragazzi. Molto stranamente non mi hanno desincronizzato. Però qua non c'è via d'uscita. Invece sì, c'è. Come se c'è. Qua c'è un brutino. Brutino, vieni qua, brutino. Boom. Tu non mi interessi, invece sì, mi interessi perché qua è stata chiusa. Oh, come sei goloso. Via. Boom. Posso fare questo. È l'esperienza... ti porta a individuare certe cose, certi meccanismi che altrimenti non vedresti. Perché ti porta a vedere le dinamiche. Cheat, Luciano Spalletti. Ma è sparito. Zitto. Eccoci arrivati. Scusa, sei solo? Sì, sei solo. Come posso ammazzarlo? Si aprono le scommesse. Bisognerebbe aspettare che passi davanti la porta per colpire le sue spalle. Scusa. Così. C'è il quadro qui? Eccolo. Però c'è qualcuno anche su. Vabbè, noi sfreggiamo il quadro, tanto... sti cazzi, cioè... quell'altro è su. Fuggi dal castello? Discendi o... un momento. Fermo! Vabbè, mi potete anche vedere adesso, tanto il mio lavoro l'ho già fatto. Oh. Fanculo. Dov'è il prossimo coglione? E mo mi sento un po' in un vicolo cieco. Perché è vero che siamo spuntati da... allora, adesso mi ricordo che qua siamo venuti dalla sinistra, sì. Da una stanzetta qui, esattamente. Ecco perché ci hanno messo il mucchio di fieno, adesso ho capito. Voglio parlare. Che culo. E l'uscita era di qua. Io l'ho già visto. Prendete quel viscido bastardo! Oh! Oh! Oh!
godo. Distraetemi loro, va, che non c'ho voglia di combattere. Grandissime. Beh, potevo anche usarle prima, volendo. Fermarti, bella! Hai tutta la mia... Ma no, voi guardatevi la vostra mossa, tranquilli. Ci hanno rimesso altri guardie, fantastico. Ma io volendo posso anche fuggire da sopra? No, perché mi trovo tipo dall'altra parte di Castel Sant'Angelo, quindi. Perché? Sembra di... Aspetta. Già. Ora! Ora! Via! No, però devi combattere lui, eh. Cioè, va contrattaccato. Non è giusto, però. Non è giusto, perché c'è un'arma che lo può fermare. Fanculo, va. È ingiustizia, perché c'è l'arma che lo può fermare. E non me lo fai fermare. Ops. Perché comunque da quando viene individuato a quando effettivamente comincia il combattimento passa quel millisecondo in cui tu puoi ancora uccidere il bersaglio. Due dipinti sono scomparsi. Deve esserci un ladro. C'è nessun ladro. Tutto trucco del mestiere. Cento per cento sincro, signori. Va così, va così.